a tutti e bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi siamo con un'auto unica, incredibile, irripetibile, allestita direttamente da Peugeot Italia ed è Peugeot 208 GTI 9 per festeggiare le 9 vittorie del campionato italiano rally di Paolo Andreucci e Anna Andreussi. Ovviamente non vi sto a dire che ha una livrea dedicata ai cerchi bianchi OZ leggeri da 18, i distanziali, l'assetto ribassato, così come degli interni particolari, perché per tutto questo ho fatto un video per la testata giornalistica Sicurauto. Ma io vi voglio portare direttamente in pista. Piaceva perché è un'auto affilata, cattiva, ma questa è una sorta di esasperazione. Questa 208 GT9 è cattivissima in pista, però non è assolutamente un'auto fatta per la città, perché senti ogni minima crepa dell'asfalto. Ma vieni in pista come sto facendo io adesso, perché mi ospita il circuito del Sele a Battipaglia e ti diverti in un modo incredibile. È una sorta di apoteosi dei sensi. Questo perché sembra un'auto pronto gara, di quelle che metti la chiave nel quadro, accendi il motore, scaldi le gomme e puoi subito andare forte. Merito di un differenziale Torsten, meccanico, che lavora divinamente trasferendo la coppia dove c'è più trazione in base alle necessità, ma anche ai distanziali, che assieme alle gomme da 205 poi hanno permesso di allargare in modo quasi spropositato la carreggiata, garantendo un appoggio a terra incredibile e la possibilità di sviluppare delle forze laterali elevatissime. Praticamente si arriva in curva, si frena e magari si riesce ad entrare ancora pinzati con un'auto rigidissima che alza anche di qualche centimetro la ruota posteriore interna. La fa il motore 1.6 litri THP, che nella versione GT classica sviluppa 208 cavalli, ma su questa 208 GT9 ne sviluppa ben 240. Merito di una mappatura completa e di una linea di scarico fatta dalla Super Sprint, tra l'altro con una tonalità allo scarico divina. È un turbo, quindi al di sotto dei 2200 giri circa non dà il meglio, ma superi tale soglia e ti porta con una progressione incredibile fino a quota 6000 giri. Dopodiché premi la frizione, cambi marcia col manuale a 6 marce, pam, scoppiettio allo scarico e via verso la marcia successiva, anche al limitatore. Uno degli aspetti più soddisfacenti di quest'auto è sicuramente l'impianto frenante, con dischi all'anteriori da 323 mm, morsi da pinze a 4 pistoncini fisse, colorate di rosso e griffate Peugeot Sport. È sempre pronto a portarti all'interno della curva, non soffre il fading neanche dopo alcuni giri fatti al cardiopalma e ti permette sempre delle staccatone al limite, per poi inserire con cattiveria l'auto grazie a questo volante dalla corona piccola che fa parte dell'iCockpit e ti fa capire perfettamente cosa stanno facendo le ruote in qualsiasi momento e impartire immediatamente un ordine: devi andare lì, devi andare dall'altro lato, mi raccomando segui la corda. La macchina fa esattamente quello che chiedete di fare. Peccato che purtroppo sia questo un modello unico non commercializzato da Peugeot, però potrebbe essere una buona idea e una buona base di partenza per un'elaborazione personale. Insomma, anche questa volta siamo arrivati alla fine del video, abbiamo avuto la possibilità e l'onore di guidare questo modello unico. Mi raccomando, qualora vi sia piaciuto, vi esorto a lasciare un like, ma soprattutto a iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima!